Buongiorno, io voglio parlarvi di tre parole. Matteo è rimasto stranito quando gli ho detto quelle che sono. Sono fede, innovazione e mercato. Per quello che mi riguarda, la fede è stata ed è la molla della mia vita. Fede innanzitutto per quello che mi riguarda nel Signore, fede in se stessi, fede nelle proprie idee. Innovazione e mercato. Fede perché io sono partito, Matteo non si ricorda, però è un nome conosciuto perché è un nome di un gioco. Tant'è vero che Agnese l'altro giorno mi ha detto: ma a Monopoli c'è Viale dei Giardini, Parco della Vittoria? No, Monopoli è un paese che è in Puglia, in fronte a Valbenia, ed era complicato, diciamo, vendere le proprie cose all'estero quando uno andava a vedere dove si trovava Monopoli. E da lì io sono partito con. Ero uno studente che aveva appena iniziato a fare medicina, dopodiché la mia fidanzata aspettava un bambino e mi sono messo a lavorare nell'officina di mio padre. Adesso sono 35 anni sposato con 3 figli. E da lì sono partito. Adesso, diciamo, come diceva Matteo, facciamo cose diverse. Facciamo treni, siamo leader nel mondo nei treni di misura, con laser ad alta tecnologia, aerei, con una start-up di ragazzi bravissimi che ora vi racconterò brevemente, e satelliti. L'anno prossimo lanciamo il nostro satellite, siamo già la più grande azienda di proprietà italiana che lancia satelliti, e anche lì abbiamo l'obiettivo di diventare leader nel mondo. In tutto quello che noi facciamo siamo partiti da Monopoli per diventare leader nel mondo. Siamo presenti in Italia in vari posti, siamo presenti in 17 nazioni con dei nostri siti e in 52 nazioni con i nostri prodotti venduti. E la seconda parola che è fondamentale è l'innovazione, che è collegata alla terza, che è il mercato. L'innovazione ovviamente è stato quello che ci ha consentito di andare su questi mercati complicati. L'innovazione è quella che ti consente di avere dei vantaggi competitivi, solo che l'innovazione, se non è collegata al mercato, diciamo, può non andare bene. Quando uno ha una buona idea è importante, ma questa idea uno la deve contestualizzare sul mercato. Allora, quello che io vi dico ai giovani che sono qua, alle persone che lavorano, che hanno voglia di fare, che hanno idee innovative, innanzitutto di avere fede nel Signore per chi ci crede, in se stessi innanzitutto. E anche se uno parte dalla Sicilia, dalla Calabria, ovunque, può arrivare su Marte. Basta avere fede in se stessi. Bisogna avere qualche cosa che gli altri non hanno, però verificarla sul mercato. Prima di partire con un'iniziativa è fondamentale numerare i clienti che la comprerebbero, il prezzo a cui si venderebbe, i margini che uno avrebbe e se c'è qualcuno che poi quando fai la fattura te la paga. Quando uno ha fatto queste verifiche, se uno ha delle buone idee, riesce a trovare i finanziamenti. Due giovani che si sono presentati da me, che studiavano in Francia, e che volevano tornare assolutamente in Puglia, hanno fatto il giro di tutte le banche pugliesi, 42 banche, nessuno le ha finanziati. Io ho creduto nella loro idea, adesso dopo 4 anni, questi due giovani che avevano questa idea, c'è uno stabilimento che produce aerei, che è leader, ha avuto il premio nel 2013 come miglior ultraleggero del mondo, adesso tra poco arriva l'aviazione generale con un altro aereo, tra poco arriva un altro aereo per l'addestramento civile e militare che sarà il migliore al mondo. 100 aerei che si stanno vendendo in tutto il mondo, con dei ragazzi bravissimi, brillantissimi, che hanno avuto voglia e che sono tornati dall'estero. Questo è avere fede, no? Avere coraggio, non scoraggiarsi davanti a nulla, si può partire dai posti peggio del mondo, è chiaro che se uno sta nella Silicon Valley è avvantaggiato, se uno sta in certi posti è avvantaggiato, però se uno ha fede ce la fa, se uno ha idee buone ce la fa, se uno ha voglia di fare ce la fa. L'importante è contestualizzare le proprie idee con il mercato, ce la si può fare, questo è il mio messaggio.